In vista dell'ormai prossimo completamento dei lavori di riqualificazione, a fa la cosa giusta è stato illustrato in anteprima il progetto di social housing Nuova Fornace di Umbertide, che sarà poi presentato ufficialmente sabato 27 ottobre alle 11 al Centro Socioculturale Umbertidese San Francesco. Un'iniziativa abitativa basata sull'idea di comunità e rivolta in larga parte a coloro che hanno difficoltà a trovare un alloggio alle condizioni di mercato. Rilevato dal fondo UniHS Abitare gestito da Finint SGR, il complesso Nuova Fornace si comporrà di 9 villette a schiera in vendita sul libero mercato e di 78 alloggi di housing sociale suddivisi in case bottega e alloggi in locazione vendita convenzionata, residenze temporanee, servizi integrativi all'abitare, spazi comuni, commerciali e dedicati al coworking. Questi alloggi saranno comunque destinati, come sempre, come nella tradizione dell'housing sociale, a quella fascia di popolazione cosiddetta intermedia, cioè tra coloro che non hanno la possibilità reddituale di avere la casa e coloro che invece hanno grandi disponibilità, cioè una fascia di mezzo che si chiama fascia grigia, che hanno delle capacità reddituali consistenti ma non sufficienti per avere un alloggio subito. E quindi noi ci rivolgiamo a quella fascia reddituale di giovani, di coppie con figli o senza, che chiaramente possono essere interessati a questo progetto. Si aggiungono poi iniziative per la coesione sociale, l'integrazione della comunità di quartiere e la partecipazione alla vita di condominio. I servizi sono diversi perché abbiamo pensato a servizi a domanda individuale ma anche servizi collettivi, servizi gratuiti e servizi che possono anche, diciamo, essere in qualche maniera retribuiti. Ci sono delle aree verdi che verranno messe a disposizione. Noi in queste aree verdi pensiamo appunto di poter realizzare parchi giochi per tutti. Poi c'è una sala polivalente che potrà essere messa a disposizione della comunità, degli inquilini, ma anche della comunità. Un altro servizio che potremmo realizzare è anche quello del taxi sociale, per cui permettere anche alle persone che hanno un disagio legato per esempio all'età, la possibilità di potersi spostare più facilmente.